Grazie Presidente, io forse andrò un po' fuori dal coro, però vorrei riferire a lei che si facesse portavoce verso il governo e verso il ministro Boschi, che di questa situazione non ce ne frega niente a noi della Lega. Non ce ne frega che voi facciate forzature indegne, ovviamente, per garantirvi la poltrona futura. Non ce ne frega che convochiate un consiglio dei ministri straordinario per cercare di avere più posti possibili in questo Parlamento alle prossime elezioni che si terranno. Non ce ne frega niente per due ragioni. Uno, perché avrei voluto vedere che questo piglio decisionista del Presidente Renzi, questa fiducia, questa umiliazione del Parlamento fosse stata messa magari per risolvere quel 13% di disoccupazione. Mi sarebbe piaciuto che questo piglio decisionista forse è stato messo per dare una risposta a quel 44% di giovani che non trovano lavoro. L'avrei voluto vedere verso quegli imprenditori che si suicidano per dare una risposta a quelle imprese che chiudono. Invece il piglio decisionista lo vedo soltanto quando si tratta di poltrone della politica. E guardate, e dico che me ne frego anche per un secondo motivo, perché voi pensate così di fare i furbi, soltanto che siete diventati la presa in giro di voi stessi. Perché voi pensate che con una legge elettorale che vi garantisce sulla carta poltrone e potere e gestione del potere, avrete sempre la vittoria in mano. Voi vi siete però dimenticati di un fattore decisivo, che è quello dei cittadini. Sono i cittadini che con qualsiasi legge elettorale scelgono e il consenso non è dato dal numero di poltrone o di prebende che si può fare o qualche promessa, qualche gruppuscolo di consenso che magari garantisce un pugno di voti. Ma il consenso si dà se si dà risposte ai problemi del Paese, ai drammi del Paese che sta vivendo in questo momento. Drammi causa anche delle vostre politiche. E quindi guardate, e concludo, non pensate di averla vinta facile, perché la gente si sta svegliando e sta scoprendo che siete soltanto un bluff a disposizione del potente di turno, ma non siete la risposta ai problemi dei cittadini. Grazie.